E allora, buongiorno a tutti. Io mi chiamo Alessandro Priolo e sono docente di nutrizione e alimentazione animale all'Università di Catania. Oggi siamo qui per presentare i risultati del progetto Pro Young Stock, un progetto internazionale nel quadro del programma Horizon 2020, progetto nel quale ha partecipato anche l'Università di Catania. Pro Young Stock significa Promoting Young Stock and Cow Health and Welfare by Natural Feeding Systems. Ci tengo a dare il benvenuto a tutti i partecipanti, ma un benvenuto particolare lo vorrei dare ai miei studenti di metabolismo animale e qualità delle produzioni, perché quella di oggi è anche l'ultima delle attività di questo corso, che nonostante la pandemia credo sia andato molto bene. Tra l'altro, l'ho già detto, ma invito tutti gli studenti che volessero acquisire crediti, dico a prescindere dal loro corso, di scrivere in chat nome, cognome e matricola. E raccomando anche di non scrivere altro nella chat se non questo. I risultati che presenteremo oggi sono relativi a una parte soltanto di questo grande progetto, una parte che ha visto coinvolti, oltre all'Università di Catania, anche il CORFILAC, il consorzio di ricerca per la filiera lattiero-caseare che conoscete tutti, e INRAE, la più importante organizzazione di ricerche agronomiche in senso lato francese e anche una delle più importanti al mondo. Ora lascio la parola al direttore del D3A, il professore Agatino Russo, per un saluto. Buongiorno e benvenuti, anche se virtualmente, al nostro Dipartimento. Per me è un vero piacere essere presente all'evento conclusivo del progetto Pro Young Stock, che ha rappresentato sicuramente un punto importante per lo sviluppo delle competenze della ricerca nel settore della qualità, anche nella filiera zootecnica. Un settore che a Catania ha una tradizione che si rinnova da anni e che rappresenta un punto fondamentale per alcune aree della regione. Penso ad esempio alla regione della Sicilia sud-orientale, nonché alle zone montuose. Non vi sottraggo altro tempo. Buon lavoro a tutti. Grazie direttore, e ora abbiamo la coordinatrice internazionale del progetto Pro Young Stock, la dottoressa Annette Spengler dal FIBL in Svizzera, che ci parlerà brevemente, di tutto questo progetto. Salve, sono Anne Spengler di FIBL dalla Svizzera e sono uno dei coordinatori del progetto Pro Young Stock, che adesso vi presenterò. È un progetto europeo con partner dalla Germania, Polonia, Slovenia, Svezia, Austria, Francia e Italia, e in Italia i nostri partner sono l'Università di Catania e CORFILAC. Questo progetto è iniziato nel 2018. E gli obiettivi principali erano identificare e valutare sistemi innovativi di allevamento dei vitelli a contatto con la vacca negli allevamenti da latte. In Sicilia, ovviamente, questo sistema è ben noto, è un sistema tradizionale, ma in molti paesi europei è davvero innovativo. E abbiamo voluto testare le immunoglobuline nel colostro e nel latte in questi sistemi, ma anche in sistemi con integratori alimentari. Volevamo studiare l'effetto dell'aumento della quantità di latte nei vitelli alimentati con secchio e valutare gli effetti a lungo termine di diversi ambienti nel giovane bestiame. Volevamo valutare i composti bioattivi delle piante nei sistemi caseari basati sul pascolo. Vi mostro alcuni dei risultati. Abbiamo trovato molti diversi sistemi di contatto vacca-vitello e abbiamo rilevato come una grande sfida sia lo stress e lo svezzamento e anche la difficoltà nei test di valutazione delle performance. I vitelli allevati con le madri hanno mostrato un comportamento molto meno anormale rispetto ai vitelli nutriti con secchio, ma non c'era una grande differenza nella salute o nella crescita.
I vitelli allevati con le loro madri o al pascolo con le madri hanno mostrato un comportamento di pascolamento migliore dopo lo svezzamento. Una maggiore quantità di latte ha portato a un aumento di peso giornaliero più elevato e a un peso del vitello più elevato, ma non ha influenzato la salute o il comportamento o il benessere degli vitelli. L'alimentazione delle vacche con semi di lino prima e dopo il parto porta a quantità più elevate di immunoglobuline nel colostro. L'allevamento dei pascoli di montagna e l'alimentazione dei vitelli con insilato non hanno influenzato la salute, il benessere o le prestazioni degli animali in età avanzata. I composti bioattivi di castagno e chebracio svolgono un ruolo nell'efficienza dell'uso delle proteine e anche nel miglioramento degli antiossidanti e degli acidi grassi nel latte vaccino durante la stagione secca. Abbiamo scritto alcuni volantini per gli agricoltori e per organizzare seminari in molti dei paesi partner a cui questo workshop contribuisce. Abbiamo scritto anche alcuni articoli scientifici sui nostri risultati. Grazie per l'attenzione. Thank you very much, Annette. Thank you very much indeed. Grazie, Annette. E ora entriamo nel vivo del nostro workshop di oggi. Abbiamo diversi relatori. Cominciamo con il dottore Bruno Martin. Bruno Martin è ricercatore presso INRAE a Clermont-Ferrand in Francia e ci parlerà della razza bovina Salers. Poi avremo il presidente del CORFILAC, il professore Giuseppe Licitra, che non ha bisogno di presentazioni e che invece ci parlerà della razza molicana. Dopodiché cominceranno gli interventi specifici sui risultati del progetto Pro Young Stock. Avremo la dottoressa Margherita Caccamo, responsabile della ricerca al CORFILAC, che ci parlerà dei risultati della prima parte del progetto Pro Young Stock. Il dottore Mauro Coppa, che è un freelance researcher all'INRA di Clermont-Ferrand, che è stato un po' il legame fra l'Università di Catania, il CORFILAC e l'INRAE durante questi anni. E poi abbiamo un dottorando, il dottore Ruggero Menci, che ha seguito l'intero work package che presenteremo oggi durante tutto il suo dottorato, in parte in Italia, in parte in Francia, in parte in altri posti. E chiuderà il dottore Vincent Niederkorn, anche lui ricercatore presso l'INRAE di Clermont-Ferrand. Alla fine di questi interventi prenderà la parola il professore Giuseppe Luciano, che tirerà un po' le conclusioni e che gestirà la discussione finale. Allora io comincio con Bruno Martin, grazie. Quindi, buongiorno a tutti, sono Bruno Martin, lavoro all'IRRAE e oggi voglio spendere qualche parola su IRRAE. Adesso condividerò il mio schermo. Ok, condiviso. Spero che funzioni. In IRRAE lavoro in un'unità congiunta che si chiama Joint Unit on Herbivore. In questa unità alcuni dipendenti appartengono all'IRRAE ed altri al VET AgroSup. VET AgroSup è una scuola agronomica e veterinaria situata sia a Lione che a Clermont-Ferrand. Innanzitutto, cos'è IRRAE? IRRAE è l'Istituto Nazionale Francese per la Ricerca sull'Agricoltura, l'Alimentazione e l'Ambiente. In Francia siamo 8.400 dipendenti a tempo indeterminato, due terzi sono ricercatori, un terzo sono tecnici e tutto il personale è distribuito in 18 centri regionali, come si può vedere su questa mappa francese. La mia unità si trova a Clermont-Ferrand,
Siamo 140 dipendenti a tempo indeterminato, metà ricercatori e metà tecnici, e le nostre ricerche vertono soprattutto sull'efficienza alimentare, la robustezza degli animali e dei sistemi di allevamento, sulla qualità dei prodotti e anche sulla sostenibilità e sui servizi ecosistemici forniti dalle aziende agricole. Grazie, grazie a tutti. Il Consorzio per la ricerca sulla filiera lattiero-casearia nasce nel 1996 a Ragusa, da un accordo tra Regione Siciliana, Università di Catania, Comune di Ragusa e alcune associazioni di produttori. Nasce come un importante centro internazionale di ricerca applicata, finalizzato allo studio delle produzioni lattiero-casearie tradizionali, in particolare quelle siciliane. Nel 2018 si apre le produzioni agroalimentari. La filosofia di intervento del Corfilac segue un percorso multidisciplinare di filiera, soprattutto nel settore lattiero-caseario, dall'alimentazione degli animali alla qualità del latte dei prodotti caseari, per passare ai processi di trasformazione e stagionatura, sino alla qualificazione dell'offerta, al fine di individuare i segmenti deboli della filiera e sviluppare azioni di miglioramento dei sistemi produttivi finalizzati alla qualificazione dei prodotti. Il Corfilac propone un modello di sviluppo territoriale che coinvolge tutti gli attori della filiera di produzione, partendo dall'identità di un prodotto attraverso la caratterizzazione del sistema produttivo e l'identificazione dei tratti distintivi del prodotto, per arrivare alla certificazione di qualità che può rappresentare un valore aggiunto per allevatori e produttori perché sinonimo di sicurezza alimentare e garanzia di qualità per i consumatori. La naturale conseguenza della complessità del sogno progetto Corfilac è l'organizzazione strutturale in una serie di aree e settori, nonché in gruppi di lavoro che consentono un approccio di filiera alle attività sviluppate. Abbiamo l'area Extension Service, che rappresenta l'anello di congiunzione con il mondo dei produttori, un centro elaborazione dati, una serie di laboratori tra cui quello di alimenti zootecnici, latte e prodotti lattiero-caseari, antiossidanti, un laboratorio aromi, microbiologia e analisi sensoriali. Il Corfilac ha al suo interno un caseificio e un centro di stagionatura sperimentali. Altre due aree di grande rilevanza sono l'area certificazione di qualità e l'area marketing, con il fine ultimo di integrare il mondo della ricerca con il mondo della produzione agricola e agroalimentare, e valorizzare i sistemi produttivi tradizionali, i prodotti caseari e quelli agroalimentari tipici del Mediterraneo. Ok, ciao di nuovo. Adesso vorrei spendere alcune parole sull'unica razza di vacca che abbiamo nella regione da cui provengo e che è molto simile alla vacca modicana, ed è la vacca Salers. Adesso condividerò il mio schermo. Eccolo, spero possiate vedere la fotografia e vedere la vacca. In questa vacca c'è qualcosa di molto particolare. Questa vacca ha bisogno del vitello per essere munta. C'è un'antica tradizione che alleva i vitelli con la loro madre. La razza Salers, originaria della Francia, nelle montagne del Massiccio Centrale, come potete vedere da qui, e negli anni 70 era una vacca a duplice attitudine che veniva allevata sia per la carne che per il latte. E oggi è principalmente una vacca da carne con 200.000 capi in Francia, e di queste ci sono solo 2.500 vacche Salers che vengono ancora munte. Vengono munte solo in 42 allevamenti. La produzione media si aggira intorno ai 2.200 kg di latte vendibile per lattazione. La lattazione è piuttosto breve,
e il livello di produzione è piuttosto basso. Anche queste vacche producono dei vitelli che vengono svezzati a circa 9 mesi. La mungitura tradizionale specifica della vacca Sales consiste in 3 fasi. Nella prima fase il vitello viene lasciato allattare per indurre l'eiezione del latte dalla vacca. Quindi si toglie il vitello per procedere con la mungitura a macchina e infine si fa succhiare al vitello tutto il latte rimasto nella mammella. Il latte di questa vacca viene utilizzato soprattutto per fare un formaggio tradizionale. Si tratta di un formaggio artigianale a latte crudo e a pasta dura che pesa circa 40 kg. Potete vedere qui alcuni di questi formaggi. È un aspetto particolare è che i contadini producono questo formaggio solo durante la stagione estiva, tra aprile e novembre, quando le vacche vengono alimentate al pascolo. E un'altra caratteristica specifica è che la produzione del formaggio deve essere fatta in un tino di legno, che chiamiamo gerle in Francia, come potete vedere qui, questo specifico tino di legno. Un ulteriore punto è che la tradition salaire è prodotta solo con latte di vacca della Saler Cow. Ora vorrei mostrarvi alcune immagini su come è fatta la mungitura. Vedete questo piccolo filmato? Quindi potete qui vedere il paesaggio dove vengono allevati questi vitelli e per la mungitura all'esterno. Potete vedere qui il recinto dove stanno le vacche appena prima della mungitura. Poi ora vedremo come è fatta la mungitura. Infatti i vitelli sono nel loro recinto e vedrete l'allevatore che verrà a chiamare il vitello. Quindi il vitello ha lo stesso nome della madre, quindi potete vedere l'allevatore che chiama il vitello. Questo particolare vitello si chiama Champagne. Come potete vedere, questo vitello è abituato a fare questo. Raggiunge sua madre e inizia a succhiare. Come potete vedere qui, dopo pochi minuti vedete che l'allevatore rimuove il vitello dalla mammella è abbastanza complicato, come potete vedere, l'allevatore attacca il vitello alla zampa anteriore e una volta terminato inizierà la mungitura. Vedete questo? L'allevatore arriva e inizia la mungitura. Ok, terminata la mungitura, il vitello può continuare ad alimentarsi alla mammella. Per questo vitello e per questo sistema molto tradizionale, qualche anno fa abbiamo fatto delle ricerche. E il primo obiettivo delle ricerche era cercare di sapere se ci fossero delle caratteristiche specifiche del formaggio Salers. Il primo punto interessante che abbiamo avuto è che abbiamo trovato una variante di K caseina molto rara, ed è la variante AI con una frequenza allelica del 22%, il che significa che non è molto rara per la razza Salers. Ma la razza Salers, almeno in Francia, è l'unica razza con questa specifica variante di K caseina. Questa variante è molto particolare perché la sequenza amminoacidica è modificata molto vicina al sito di azione del CAIA, della chimosina in particolare, che è responsabile di un tempo di coagulazione con CAIO molto lungo.
Come potete vedere qui, rispetto alla variante A o B, la variante I ha un tempo di coagulazione molto lungo, circa 35 minuti invece di 10 o 7 per le altre varianti. Ma infine, quando il latte insomma, è rappreso, non c'è alcun effetto di questa variante sulla consistenza della cagliata e sulla resa in formaggio. Questo lo abbiamo verificato e questa è la prima particolarità che abbiamo riscontrato per questo latte. La seconda particolarità riguarda le caratteristiche microbiche del latte e del formaggio. Abbiamo trovato alcune caratteristiche specifiche microbiche del latte e anche delle caratteristiche microbiche del formaggio. Quindi quando confrontiamo il latte e il formaggio Salers e Holstein, potete vedere che i formaggi Salers in rosso abbiamo una maggiore quantità di batteri di lattococchi e una flora a maturazione più elevata e pensiamo che questa specifica composizione microbica sia legata alla pulizia del capezzolo da parte del vitello. Per il formaggio, quando confrontiamo Salers e il formaggio Holstein in condizioni sperimentali, abbiamo visto che esiste una consistenza molto specifica per il formaggio Salers. Questi formaggi Salers sono più compatti e molto meno filanti, il che è dovuto al minor contenuto di grassi sul secco. Quindi questo basso contenuto di grassi nel formaggio è correlato al contenuto di grassi del latte e il motivo è che il vitello beve soprattutto il latte alla fine della mungitura che è molto, molto più ricco di grassi. Quanto riguarda il sapore del formaggio, abbiamo visto che i formaggi Salers sono davvero più delicati a causa della maturazione molto lenta. Non sappiamo esattamente perché ci sia questa lenta maturazione, ma è una caratteristica molto specifica dei formaggi che abbiamo fatto con la vacca Salers invece che con le vacche Holstein. Nelle nostre ricerche abbiamo anche verificato se fosse possibile mungere la vacca Salers senza il vitello e se sì, volevamo conoscere anche l'impatto sulla qualità del formaggio. Quindi quello che abbiamo fatto è provare a mungere 37 vacche primipare senza il vitello e di queste 37 vacche abbiamo trovato solo 7 vitelli per i quali non c'era alcun problema di mungitura senza il vitello. Altri vitelli per i quali era possibile mungere le vacche per tempi piuttosto lunghi con giusta persistenza ma con una resa di latte piuttosto bassa. E per i restanti vitelli, per alcuni di loro era semplicemente impossibile mungere. Le vacche si sono asciugate molto presto dopo il parto, altre si sono asciugate un po' più tardi, ma non era nemmeno corretto. Quindi possiamo dire che per la metà delle vacche è possibile avere una lattazione con una durata superiore ai 7,5 mesi. E quando mungiamo la vacca senza vitello abbiamo visto che il grasso del latte è aumentato oltre di 7 grammi per chilogrammo di latte. E quando facciamo il formaggio senza il vitello, abbiamo visto che la consistenza è molto particolare. Si vede qui che la consistenza è meno compatta, meno granulosa ed è molto più filante. Quindi è molto diversa dalle caratteristiche tipiche della consistenza del formaggio Salers. E questo è dovuto principalmente al fatto che i formaggi hanno un contenuto di grassi molto più elevato e inoltre abbiamo riscontrato che l'intensità del sapore era maggiore. Quindi questo significa che le caratteristiche del formaggio vengono modificate e si può concludere che in effetti si ha una perdita di tipicità quando le vacche Salers vengono munte senza il vitello.
Quindi, in sintesi, per i risultati ottenuti, possiamo dire che per quanto riguarda le caratteristiche specifiche del latte del formaggio Saders, sì, ci sono caratteristiche davvero molto specifiche legate al contenuto di caseina e alle proprietà di coagulazione, alla composizione microbica del latte del formaggio e infine alla consistenza e al sapore del formaggio. La seconda domanda era: è possibile mungere le vacche Saders senza il vitello? Concludiamo che sì, è possibile, quindi significa che dovrebbe essere possibile allevare questi animali in modo che vengano munti senza il vitello. Ma attualmente ce n'è solo uno su due che possiamo mungere senza il vitello. E quando ciò accade, in effetti c'è una perdita di tipicità, soprattutto perché il grasso aumenta. Quindi, per concludere, possiamo dire che in effetti la vacca Saders è davvero una vacca lenta, perché abbiamo bisogno di molto tempo per mungerla, come con questa mungitura tradizionale, e produce formaggi lenti che maturano molto molto lentamente, ma lento forse è la parola chiave per un terroir d'eccezione. Grazie per la vostra attenzione e ora interrompo la presentazione e sono pronto se avete delle domande. Cosa devo fare? Ma fallo tu per piacere. Scarico. Ma me ne presentarono. Buongiorno a tutti, sono Licitra dell'Università di Catania, spero mi sentiate. Sono dal vivo, quindi vi chiedo scusa se presenterò le mie diapositive un pochino con una rapidità di sequenza per cercare di restare nei tempi. La prima cosa ovviamente è ringraziare la coordinatrice del progetto, dottoressa Annette Splenger, così come l'amico Bruno Martin e ovviamente gli organizzatori di questo seminario, che sono gli amici della mia università, il professor Briolo, professor Luciano, il dottore Antonio, non mi sto ricordando il cognome, chiedo scusa. Per cui cerco di essere il più rapido possibile, cercando di spiegare quello che sono le prospettive che volevamo documentare e presentare. E meno rispetto alla presentazione del dottore del professor Martin, correlato ai risultati di questo progetto Prove Young Stack, ma molte cose sono simili e sono oggetto di ricerche che sono state svolte nel passato sia dall'Università di Catania che dal Corfilac stesso. Come mi muovo? Vi presento quindi la razza modicane, che in alcune foto vedrete sovrapponibile alla Salers, così come io vi parlerò anche della cinisale e dei loro sistemi di valorizzazione. Vedete, queste sono delle modicane, questa foto sembra molto simile a quella che ha fatto vedere il professore Martin, questa è una modicana, ma qualcuno potrebbe anche scambiarla per una Salers. Mentre la cinisale è un animale molto simile, però più leggero, che va nelle montagne del Palermitano, come vedremo, vedete. Le aree di maggiore diffusione in Sicilia sono per la cinisale l'area del Palermitano, per la modicana l'area del Ragusano. Ovviamente poi ne troviamo in tante altre province, ma queste sono le due focus area. Sono a limitata diffusione, abbiamo solo circa 6.000 capi in 50-60 allevamenti, però questo è un numero, secondo me, dell'Anagrafe Nazionale Zootecnica, che sovrastima leggermente il numero di animali realmente presenti. Qual è il sistema di questi allevamenti, sia della modicana che della cinisale? Vengono allevati con sistemi estensivi, prevalentemente al pascolo, di essenze foraggere spontanee,
con sistemi ecosostenibili nel rispetto della natura, in grado di esaltare la biodiversità territoriale. I produttori, che è cosa ben più importante almeno dal mio punto di vista, assolvono anche il ruolo di guardiani del territorio grazie al presidio di luoghi altrimenti abbandonati e contribuiscono a rallentare l'esodo rurale, che è uno dei maggiori problemi che abbiamo. Per cui la salvaguardia di questi animali passa, uno, dalla messa in sicurezza del patrimonio genetico e l'altra dalla qualificazione e valorizzazione dei prodotti stessi, che poi è la vera scommessa. Per quanto riguarda velocemente salvaguardia del patrimonio genetico, stiamo cercando di fare un'analisi del patrimonio genomico, generare una banca seme anche per la diffusione della fecondazione artificiale, ma soprattutto per conservare la massima biodiversità di questa razza a rischio di estinzione di queste razze, e poi anche una banca embrioni che ci può servire per valorizzare le migliori bovine. In ogni caso, queste due razze sono caratterizzate moltissimo, l'ha detto anche il professor Martin per la Salers, per un adattamento alle condizioni ambientali avverse molto buona se non ottima, attitudine alle variazioni di peso corporeo molto buona, capacità di pascolamento eccezionale. Vedete, questa è una cinisara che ha perso un'infinità di peso durante la fase estiva, lo recupererà, ma si adatta anche a condizioni ambientali completamente avverse e vive anche sotto la neve. In generale non producono molto latte, 3-4 mila litri per lattazione, che dura circa 250 giorni, e poi i titoli in grassi e proteine sono abbastanza buoni, K-caseina, la variante BB è abbastanza alta, fertilità buona, fragilità al parto ottima, resistenza alla patologia medio-alta. Anche la carne di qualità media, tendente verso valori non elevatissimi, in ogni caso non è quasi mai apprezzata dai consumatori. Anche in questo caso la mungitura avviene con redo. I risultati che ha presentato il professore Martin sono confermati, anche se da lavori più di campo che scientifici, nella storia della Modicana e della Cinisara, perché anche qua gli allevatori hanno tentato di mungere senza il redo e abbiamo avuto dei risultati simili, cioè con circa il 50% degli animali che si adatta a essere munto senza il redo, il resto ha maggiore difficoltà. Per cui qualche allevatore ha tentato di selezionare solo gli animali che potevano essere munti senza il redo. Non abbiamo mai fatto una valutazione dei formaggi correlati al redo e non redo. Vedete, i formaggi principali sono per la Modicana il Ragusano, che è una DOP, la Provola Iblea, per la Cinisara il Palermitano e la Vastedda del Palermitano. Sono gli unici due formaggi, almeno in Italia, che hanno questa forma parallelepipeda di queste due razze molto presente nel territorio. Ma che ci sta dietro questi formaggi? La cosa importante che dirò, anche se pur velocemente, se rappresentano questa biodiversità territoriale, è importante il microclima, il pascolo, le razze, ma soprattutto l'utilizzo del latte crudo, così come di alcuni ingredienti, la microflora naturale, il caglio naturale e poi le attrezzature per la trasformazione casearia, il legno, ma soprattutto l'uomo, che è colui che detiene la cultura storica e tradizionale di questi prodotti, che sono fortemente collegati ai territori e che li distinguono da qualsiasi altra cosa. Altra cosa importante sono i centri di stagione 2 tradizionali. Vedete, non andiamo nel dettaglio, ma nella produzione del ragusano quasi tutte le attrezzature sono in legno e i centri di stagionatura ce ne sono ancora, che sono delle cave, e questo caratterizzano i prodotti. E in ogni caso, vedete, ogni singolo componente che poi ci consente di fare il formaggio, dal tipo di latte, dalla sua origine, alle attrezzature, al tipo di coagulante, al tipo di ingrediente, se usiamo meno starticulture, se c'è un centro di stagione, vedete, tutto questo cambia o può cambiare di giorno in giorno, per cui la maestria del casaro è fondamentale, la cultura territoriale è fondamentale per ottenere quel prodotto con una variabilità accettabile, perché identico non potrà esserlo mai. Ma se questi animali sono al pascolo, mangeranno un'infinità di essenze foraggere spontanee. E noi abbiamo visto in alcuni esperimenti fatti con lo Smart House, quindi con il principal compound, noi abbiamo visto che alcune razze diverse in cui c'era la Modicana, quando andavamo a valutare il latte, la qualità di quel latte, quando erano sotto l'alimentazione col pascolo, era difficile distinguere la razza. Questo non vuol dire che la razza non ha un valore, ma secondo i nostri studi preliminari, il valore è più attribuibile, vedete, al pascolo. Appena abbiamo suddivisi questi animali tra non pascolo e pascolo, si differenziavano in un modo fortissimo
si differenziavano in modo fortissimo la qualità del latte. Quindi questo dà molto valore ancora più della razza, ma la razza ha altri significati, altre importanze nel dire che è un fattore discriminante poi sulla qualità del latte, e vedremo sulla qualità dei formaggi. Uno studio degli amici di Palermo hanno visto che per il palermitano hanno utilizzato degli animali al pascolo naturale, poi con soluzioni integrate con proteine degradabili più o meno velocemente, oppure senza pascolo completamente. Vedete, la resa in formaggio non è cambiata molto, così come i soldi totali, il contenuto in grasso, il contenuto in proteine, perché se noi cerchiamo, quando vogliamo valorizzare i prodotti, le differenze nei macro componenti, raramente avremo una significatività, perché il pascolo ha la forza di incidere su componenti aromatici sensoriali molto più importanti, tra l'altro l'alfa tocoferolo, sia su 100 grammi che sia sui grammi di grasso, così come il retinolo, dove c'è una significatività importante soprattutto per gli animali che andavano a pascolo. Così come tra tutti le componenti volatili, i volatili organici che sono stati ricercati in questa papers, in realtà solo i terpeni hanno, e come la letteratura ci riporta frequentemente, il professor Martin è uno dei capi ricercatori in questo senso per la sua lunga esperienza in queste tematiche, i terpeni si identificano che quando c'è pascolo sono ottenuti a livello molto più elevato. Per cui a maggior ragione il pascolo ha una forza. La stessa cosa che abbiamo fatto sul ragusano, facendo delle prove sperimentali con degli animali che erano al pascolo oppure che ricevevano il total mix ration. Ovviamente per brevità non vi faccio vedere tutti gli altri risultati, ma si evidenzia in un modo chiaro che sia nei formaggi a 4 mesi che a 7 mesi c'erano dei marcatori di qualità, tra cui anche dei terpeni, per gli animali che andavano al pascolo. Questo significa fortemente che il pascolo caratterizza non solo il latte, come abbiamo visto all'inizio, ma poi i formaggi, e questi anche all'avanzare della stagionatura. Ma se hanno delle grandi qualità, perché stanno scomparendo? Perché non c'è una corretta valorizzazione commerciale di questi prodotti. I principali fattori sono la polverizzazione della produzione e poi anche per le produzioni a carattere stagionale, soprattutto per il ragusano, ma anche per i prodotti della cinisale, e poi la polverizzazione dell'offerta, dove ogni produttore vende per i fatti suoi e questo non comporta un potere contrattuale significativo, oltre al fatto che sono principalmente venduti sui mercati locali, e poi io li chiamo, sono venduti nudi, perché raramente c'è una certificazione, una corretta etichettatura, una corretta tracciabilità, un packaging adeguato, una shelf life garantita, anche se per questi prodotti a lunga stagionatura la shelf life è un po' meno importante, ma questi produttori fanno anche ricotta, dove la shelf life è una delle cose più importanti. E poi non esiste nessuna strategia di marketing, nessuna strategia di distribuzione comune, parlo, ma neanche i singoli, perché sono dei produttori che io amo moltissimo, ma sono sui guzzoli delle montagne, cioè in aree marginali difficili, dove non c'è una cultura vera e propria della valorizzazione del prodotto. C'è saper produrre bene, e questi loro ci riescono. Non esistono piani di comunicazione, e l'opinione pubblica spesso non conosce l'esistenza di questi prodotti, oppure tranne che nei mercati locali, e il loro significato di queste produzioni. Per cui noi stiamo cercando, perché non possiamo fermarci, come è successo molte volte in Italia, che per le razze in via di estinzione gli danno un contributo di X soldi per capo, ma nei fatti queste razze stanno continuando a scomparire. Perché? Perché il reddito di questi allevamenti non è tale da consentire una programmazione delle attività nel tempo. Per cui noi stiamo cercando di passare al dire: bene, noi caratterizziamo queste razze, cerchiamo di evitare che scompaia il patrimonio genomico, ma dobbiamo tentare di dargli maggior reddito attraverso la valorizzazione dei loro prodotti. Ma i loro prodotti, se si continuano a vendere isolatamente, cioè da ogni singola azienda, non ci sarà anche qua una buona opportunità, perché devono competere sul mercato globale. Per cui noi stiamo puntando a concentrare l'offerta, cioè a raccogliere i prodotti già fatti, non il latte, i prodotti già fatti, e poi prepararli, cioè con una giusta etichettatura, porzionamento, certificazione, etichettatura, un packaging che sia adeguato e che rappresenti il prodotto. Così come
delle strategie di marketing e di distribuzione collettiva mirata a questi prodotti, cioè perché spessissimi produttori, poi qualcuno che è più avanzato si fa riferimento ai sistemi industriali, e non può essere, perché questi sono prodotti di piccole quantità specifiche con la loro unicità e territorialità. Noi puntiamo a piccole forniture, ma frequenze più alte, però per i mondi che sono in grado poi di pagare di più questi prodotti, che sono i negozi specializzati o l'alta ristorazione. E poi sviluppare dei piani di comunicazione e promozione che siano di nuovo mirate a queste due razze, ai prodotti di queste due razze, attraverso anche dei marketing collettivi. Però, e mi avvio a concludere, il comportamento dei consumatori per competere nei mercati globali è la chiave del sistema. Se noi non conosciamo i nostri consumatori, cosa vogliono e perché lo vogliono, noi non avremo buona probabilità di successo, perché le scelte dei consumatori sono libere. Poniamoci questi quesiti: acquistano ciò di cui hanno realmente bisogno? Quali sono le strategie di comunicazione? E qua entra la nuova frontiera che già le grandi holding, le grandi industrie tendono a utilizzare, che è il neuromarketing, dove i singoli piccoli produttori non potranno mai arrivare ad avere delle informazioni o consulenze per valorizzare i loro prodotti, perché non hanno una forza economica. Per cui, se c'è un ente pubblico, in questo caso lo stiamo facendo come Corfelac e l'Università di Catania, la possibilità di esplorare anche questi metodi scientifici per cercare di capire cosa vuole il consumatore è il primo passo per tentare, non dico di competere, ma almeno avvicinarsi a quelli che sono gli altri sistemi di valorizzazione dei prodotti che utilizzano nel mondo globalizzato. Perché con neuromarketing noi riusciamo, loro riescono, noi ci stiamo tentando, perché stiamo cercando di avere questo laboratorio anche qui a Corfelac, di capire come pensa l'uomo, che cosa quali sono le sue paure, il suo approccio al prodotto. Cioè, con il neuromarketing si cerca di esplorare il cervello degli individui per poi individuare il punto di maggiore opportunità per valorizzare quel prodotto stesso. In sintesi, si cercano di studiare le nostre emozioni. Infatti, vedete, queste sono tutte le parole, o gran parte delle parole, che questi grandi holding cercano di conoscere per poi trovare il tuo punto debole o il tuo punto di forza, per darti una comunicazione per cui tu sarai sensibile all'incertezza, alla paura. Pensate, il grande dramma del fatto che i formaggi devono essere al latte pastorizzato per la salute del consumatore, che non è un'assoluta verità, perché con latte crudo, con il sistema tradizionale e con tutti i processi dell'equivalenza della pastorizzazione, i prodotti tradizionali sono quelli più sicuri, altrimenti loro stessi non riuscirebbero a fare i prodotti. Per cui, assieme alla IULM, che è un'università di Milano di grandissima rilevanza anche internazionale, stiamo attingendo e puntiamo anche per questi prodotti, diciamo, di nicchia, marginali, ma fondamentali per il territorio di produzione, di utilizzare il neuromarketing, vedete, con delle signorine dove con tutti gli encefalogrammi possibili cercano di capire cosa vuole il consumatore, perché è scontato che il consumatore è colui, è l'uomo chiave, che esplora, seleziona, sceglie e compra. Quindi è fondamentale capire come lui pensa e come si approccia a questo sistema di prodotti tradizionali che non hanno mai avuto la dignità dell'alta qualificazione o presentazione. Per cui diventa importante capire cosa pensa il consumatore. Però purtroppo David Ogilvy ci dice tanti anni fa: il vero problema delle ricerche di mercato è che le persone non pensano a ciò che sentono, non dicono a ciò che pensano e non fanno a ciò che dicono, capite? Per cui l'intervista, il vedere o cercare di capire il comportamento dei consumatori puntando sulla razionalità, il neuromarketing ce lo smentisce, perché con la cortesia di Vincenzo Russo, che mi ha donato queste diapositive, lui sostiene, ma riporta Damasio nel 94, dice: noi non siamo macchine pensanti che si emozionano, ma macchine emotive che pensano. Per cui, vedete, l'emozione è una delle cose chiavi, fondamentali, che hanno studiato e che tentano di studiare, che tenteremo anche noi di studiare attraverso il laboratorio di neuromarketing. Infatti le ricerche recenti dicono che il consumatore non sceglie
sostanzialmente basandosi su processi razionali, ma sono le emozioni quelle che realmente guidano il comportamento del consumatore. Per cui il neuromarketing diventa cruciale per capire, per scoprire quali sono le emozioni interne del consumatore e del comportamento del consumatore per poi scegliere. Sto finendo. L'emotional, cioè quindi i fattori emozionali diventano chiavi per scegliere il packaging, il labeling, gli aspetti narrativi di un prodotto, che sono le nuove frontiere che cercano i consumatori moderni, e quindi decidere strategie di comunicazione, promozione e traduzione di questi prodotti. Loro usano strumenti molto complessi, dall'encefalogramma ai tassi di respirazione del consumatore, quando vedo un'immagine, quando vedo un packaging, agli occhiali che seguono il movimento degli occhi, alle reazioni della pelle, il face reader, cioè come cambiano le emozioni del viso quando sono sottoposti alla valutazione di un packaging, di una narrazione, di un percorso che tende a capire cosa inconsciamente il consumatore pensa, reagisce, vedendo un prodotto che gli si viene proposto, e noi stiamo puntando a quelle di razza Modigliana e Comisana. Per cui c'è lo studio del consumatore, lo studio del packaging, spot mirati alle loro esigenze e poi il neuromarketing. Tutto questo porta, e non scordiamoci, l'ho messa come ultima diapositiva, sul fatto che questi prodotti, essendo prodotti in azienda e non avendo quindi una miscelazione di latte, almeno nella grandissima parte dei sistemi produttivi, possono essere fortemente identificati, cioè tramite il Q-code noi possiamo risalire a qual è stata la famiglia, a cosa mangiavano le vacche, a come è stato prodotto il formaggio, a come viene stagionata, in quali punti vendita sia, quali le ricette possiamo proporre. E questo, vedete che è una nuova, anche se conosciuta da tempo, una nuova forza che deve portare a distinguerci dai prodotti di massa. Perché faremo un servizio per questi piccoli produttori delle aree svantaggiate, montane e tutto il resto, che però hanno una loro fortissima identità che deve essere colta e raccolta per dargli un'opportunità di sviluppo futuro. E io vi ringrazio, spero di non essere stato troppo lungo. Minuti. Dal magnifico scenario del castello di Donna Fugata nel profondo sud della Sicilia, precisamente a Ragusa, abbiamo visto la vacca Modicana, un animale autoctono del territorio dell'altopiano ibleo, che ha caratterizzato la sua esistenza nei 300-400 anni precedenti a questa parte. Una razza che purtroppo mal si presta alla moderna tecnologia, alla moderna fretta che hanno le persone. È un animale che ha bisogno dei suoi tempi e che ha bisogno di essere rispettato. Non è un animale da comandare. Vediamo il vitello che va alla ricerca della madre. Cerca la madre perché vuole il latte, la madre lo aspetta. Quando il vitello arriva, l'animale sta calmo, se si avvicina un altro vitello comincia a scalciare, non lo accetta, lo riconosce dall'odore, lo riconosce dai comportamenti. Questo vitello comincia a ciucciare il latte, con il sistema di suzione scatena la produzione di ossitocina, quindi la vacca comincia a secernere il latte. A questo punto l'allevatore tira via il vitello e munge il latte che gli serve. In genere, se il vitello è troppo piccolo, si lascia un quarto a disposizione. Se il vitello comincia ad essere piuttosto grande, a fine mungitura si lasciano la parte secca, la parte finale, che poi è anche la parte più grassa, se vogliamo. Ed è importante perché da una parte hai il vantaggio di essiccare bene la mammella, dall'altra il vitello cresce perché ha la parte più grassa del latte ed ha molta energia, e si limita lo sviluppo di infezioni mammarie e di mastiti. Finita la mungitura, vediamo che i vitelli vengono tirati via dalle madri e le madri vanno portate al campo. E queste vacche, questi vitelli, hanno un loro carattere, hanno una loro dignità, hanno una loro essenza. Puoi vivere con loro, puoi vivere di loro, ma non puoi vivere sfruttandoli. Sono per un processo collaborativo, sinergia uomo-animale, sinergia uomo-ambiente. È una razza che merita di essere approfondita, studiata e soprattutto valorizzata molto di più.
buongiorno a tutti, sono Margherita Cacca, una ricercatrice del COFINAC, responsabile della ricerca. Il COFINAC è stato coinvolto all'Università di Catania nel progetto ProYoungStock per lo sviluppo di attività specifiche. Il progetto ha come obiettivo, come è stato già anticipato, la raccolta, lo sviluppo e la valutazione di strategie di alimentazione naturale per migliorare il benessere sia delle vacche da latte che del giovane bestiame in diversi contesti agroecologici e normativi europei. La pratica più diffusa di gestione del giovane bestiame prevede la separazione del vitello dalla vacca fin dalla nascita. Esistono tuttavia delle tecniche di gestione dell'allevamento che prevedono il contatto vacca-vitello attraverso l'alimentazione naturale. Per cui un obiettivo specifico è stata l'identificazione e la descrizione di strategie innovative che prevedono il contatto vacca-vitello nella produzione di latte in 6 paesi europei, Austria, Francia, Germania, Italia, Svezia e Svizzera, condotto dall'Università svedese in scienze in agricoltura. È stata quindi condotta una survey per l'identificazione di strategie di allevamento che prevedono il contatto vacca-vitello per almeno 7 giorni dalla nascita. Le aziende sono state identificate attraverso la rete di assistenza tecnica sviluppata dall'Assistance Service del COFINAC e attraverso l'intervista del organismo di controllo per le produzioni biologiche. Il campionamento adottato è stato il campionamento a volante, che è particolarmente utile in ricerche esplorative quando le popolazioni oggetto di studio sono particolarmente piccole e difficili da individuare. Alle aziende selezionate è stato somministrato un questionario standardizzato sulla rilevazione delle tecniche di allevamento del giovane bestiame e sui fattori che promuovono, al contrario, ostacolano l'adozione di questo tipo di allevamenti. L'obiettivo della survey era il coinvolgimento di 20 aziende in ogni paese. In Italia ne sono state intervistate 19 con una dimensione media di 45 vacche per azienda. Il sistema di stabulazione più adottato è stata la stabulazione libera e la particolarità è rappresentata da 7 aziende che lasciano gli animali all'aperto tutto l'anno. Per quanto riguarda l'adesione a sistemi di controllo, soltanto il 21% delle aziende aderisce al sistema di controllo del biologico, mentre il 42%, quindi più alto rispetto agli altri paesi, aderisce al sistema di certificazione di benessere animale. Come potete vedere dal grafico, la dimensione delle aziende che sono state coinvolte in questo studio in Italia, ma in parte anche in Francia, è più bassa rispetto alla dimensione media nazionale rappresentata dalla linea rossa. Questo perché il sistema che prevede il contatto vacca-vitello è maggiormente utilizzato nei sistemi estensivi. Le razze rilevate sono state per lo più la modicana, come ci aspettavamo, e la razza mista. Il 63% degli intervistati dichiara di adottare questo sistema da sempre, quindi si tratta di un sistema tradizionale di allevamento. È stato chiesto anche quando avviene il contatto vacca-vitello, la maggior parte dei casi avviene durante o prima e subito dopo la mungitura, come avviene nella modicana. Il sistema di mungitura maggiormente utilizzato è la sala di mungitura, mentre nel caso italiano il sistema maggiormente utilizzato è la mungitura secca e mungitura manuale. I vitelli vengono allevati da madre e da un mix tra madre e balia, mentre per quanto riguarda la percezione dello stato di salute degli animali, secondo gli allevatori la salute della mammella è migliore o al più non ha nessuna differenza rispetto alle vacche che vengono soltanto munte. Gli allevatori intervistati inoltre rilevano un migliore stato di salute dei vitelli con frequenza di casi di diarrea e di malattie respiratorie più basso e una maggiore crescita dei vitelli nell'81% dei casi. Tra i principali fattori che favoriscono l'adozione di queste tecniche vi è la percezione che sia meno dispendioso in termini di tempo, che sia più naturale e che i vitelli stanno meglio. In Francia e in Austria si rileva anche altro legato al benessere animale e maggiore reddito delle aziende. Tra i principali fattori che invece ostacolano l'uso prima di cominciare di un sistema che permette il contatto vacca-vitello, il 53% degli intervistati dichiara di non averci pensato prima o riportano problemi legati alla struttura dell'azienda.
Con questo vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola ai colleghi di INRA dell'Università di Catania che vi parleranno di strategie di alimentazione naturale, in particolare dell'uso di composti bioattivi nei sistemi estensivi che prevedono il pascolo e del loro effetto sulla salute animale e sulla qualità dei prodotti. Buongiorno a tutti, mi chiamo Mauro Coppa, sono ricercatore all'INRA e di Clermont-Ferrand e nell'ambito del progetto Brain Stock ho collaborato oltre che con l'INRAE anche con l'Università di Catania e con il Corfilac per la realizzazione di alcune attività. Oggi vi presento alcuni concetti relativi alla variabilità dei sistemi foraggeri nei sistemi da latte estensivi, indipendentemente dal contesto geografico, quindi ci saranno alcuni esempi riferiti al contesto mediterraneo e un altro al contesto alpino, e gli effetti di questa variabilità sulla qualità dei prodotti caseari. Tutti i sistemi di allevamento estensivi sono caratterizzati con le loro peculiarità da una stagionalità e una variabilità del sistema foraggero. In particolare abbiamo dei sistemi che sono basati sulla disponibilità, tendenzialmente sull'utilizzo del pascolo e su una variabilità ovviamente nella disponibilità di questo pascolo, che può presentare una disponibilità di erba e un'evoluzione delle caratteristiche dell'erba importanti nel corso della stagione, al quale si alterna un periodo dove il pascolo non è disponibile e serve alimentare gli animali attraverso dei foraggi conservati. Questa diversità, questa caratteristica è comune con declinazioni differenti sia ai sistemi di montagna tramite transumanza nelle zone alpine per inseguire la crescita dell'erba e la produzione di foraggi conservati nella pianura dove gli animali rimangono durante il periodo invernale, sia in area di media montagna dove le transumanze non sono più tanto una prassi, ma questa alternanza di periodi di pascolo e di fieno o in generale foraggi conservati sono tipici, ma anche in contesto mediterraneo in cui abbiamo in stagioni, in momenti diversi dell'anno, una disponibilità di erba per il pascolo e una stagione soprattutto legata non tanto a questioni di temperature rigide come nei contesti montani, quanto di temperature molto calde e di siccità a determinare l'assenza dei foraggi freschi per un certo periodo dell'anno, che obbliga le aziende agricole a cercare del foraggio conservato per l'alimentazione degli animali. Questa diversità nella disponibilità di erba è legata a un andamento della disponibilità di fitomassa, della crescita dell'erba stessa, che è variabile in funzione di fattori climatici. Qui vi presento un esempio in contesto montano, ma si può applicare adattando i grafici anche in un contesto mediterraneo, dove non è più l'altimetria a fare essere il fattore limitante, quanto precipitazioni e temperature, ma il concetto è il medesimo. Come vedete dai grafici che riportano l'andamento delle curve di crescita dell'erba in funzione dell'altitudine nel corso della stagione, vedete che l'erba non cresce costantemente durante tutto l'anno, ma ha un picco di crescita primaverile che è traslato nel tempo in funzione dell'altitudine, quindi dell'inizio della stagione vegetativa, e poi nel corso della durata della stagione vegetativa la crescita continua, questo è il picco, la crescita continua con un secondo picco più o meno accentuato e prosegue per una durata piuttosto lunga della stagione fino agli ultimi ricacci autunnali. Man mano che ci spostiamo in altitudine, questo picco è sempre meno accentuato. Vedete che il picco salendo da 400-500 metri a 1200 è sempre più attenuato. Ma anche la crescita successiva ha un andamento meno netto, un secondo picco non c'è e la durata della stagione è sempre più breve. Se ci spostiamo ancora a 1700 metri, il picco è poco marcato e la durata è molto breve, se andiamo ancora più in alto sui 2200 abbiamo un picco molto, molto ridotto senza ricrescite.
Ovviamente questo adattamento, cambiamento della curva di crescita dell'erba obbliga la gestione, un'organizzazione della gestione del sistema foraggero differente. Nel momento in cui ho una ricrescita posso pensare di fare una o più utilizzazioni e decidere come e quando fare le utilizzazioni. Per esempio posso decidere di pascolare, posso decidere di affienare, posso decidere di insilare. E in funzione della tecnica di conservazione dei foraggi conservati o del pascolo, avrò un intervento in un periodo differente. Se per appienare, ovviamente intervengo più tardi, per fare gli insilati in taglio prima, ma avendo una ricrescita mi permette di poter sfruttare la ricrescita successiva, quindi un'ulteriore utilizzazione. Nel momento in cui le condizioni climatiche, sia che sia per questioni altitudinali, sia che sia per questioni di termiche o di siccità, non consentono una ricrescita, è chiaro che le tecniche di utilizzazione sono differenti e quindi bisogna utilizzare sostanzialmente il 100% dell'erba disponibile al momento opportuno. In funzione di come scegliamo di utilizzare quest'erba, gli effetti sui prodotti caseari sono variabili. In particolare, prendo due estremi, il pascolo, quindi l'erba verde, e l'insilato di mais, che non è un foraggio di origine erbacea, ma ve lo prendo come estremo esempio per poi declinare le varie utilizzazioni dell'erba. Per esempio, abbiamo degli effetti importantissimi sulla sostanza grassa del latte e di conseguenza sui prodotti caseari che contengono del grasso. Vi presento il burro perché è quello che per antonomasia concentra di più la sostanza grassa e quindi evidenzia più del resto gli effetti. In particolare abbiamo al pascolo una colorazione molto gialla, mentre con l'insilato di mais il burro è bianco. Una tessitura molto morbida, poco ferma, poco dura al pascolo, mentre la tessitura è dura e ferma nell'insilato di mais. Gli UFA, che sono unsaturated fatty acid, quindi gli acidi grassi insaturi, che sono molto bassi con l'insilato di mais e molto alti con il pascolo. Se utilizziamo l'erba in altri modi, banalmente fieno o siloerba, abbiamo degli effetti diversi. Quindi il latte o il burro che ne deriva, o anche il formaggio, ha caratteristiche completamente differenti rispetto al pascolo. In particolare sulla colorazione gialla, il silo mais, il silo erba ha una colorazione meno gialla del pascolo, ma mantiene una colorazione gialla, mentre il fieno tende a smorzare questo tono di giallo e a avvicinarsi di molto al silo mais. La tessitura è un po' più morbida del silo mais, ma molto meno rispetto al pascolo, legata soprattutto alla composizione della sostanza grassa, quindi gli acidi grassi insaturi che sono superiori al silo mais, ma nettamente inferiori rispetto al pascolo. In generale l'apprezzamento da parte dei consumatori è più basso in caso di silo mais e più alto in caso di altre forme di utilizzazione dell'erba con le note più i punti di apprezzamento maggiori sul pascolo. Gli acidi grassi, che sono i principali responsabili di questa variazione nella composizione della sostanza grassa, qui sono presentati due come esempio: l'acido rumenico, CLA, che ha proprietà antitumorali, e l'acido palmitico, che è il più importante dei saturi, che invece è negativo per la salute umana. Questi grafici evidenziano come, in funzione della composizione della razione in inverno o durante il periodo di pascolamento, la composizione, il contenuto nel latte di questi acidi grassi cambia in funzione della tipologia e della modalità di conservazione dell'erba che abbiamo a disposizione. Con il pascolo abbiamo più CLA e meno palmitico, ma nell'inverno anche, utilizzando il silo mais, il CLA è molto più basso che non utilizzando dell'erba conservata, che è in blu, piuttosto che l'inverso per l'acido palmitico. Per quel che riguarda gli effetti sul profilo sensoriale, qui vi presento un esempio con il Raschera DOP, un formaggio DOP del Piemonte. Il grafico di sinistra presenta la distribuzione dei descrittori sensoriali della produzione di Raschera,
Il grafico di destra evidenzia la distribuzione dei formaggi in funzione delle condizioni di produzione e in particolare abbiamo una netta distinzione tra il periodo di utilizzazione dei formaggi conservati, quindi il fieno o l'insilato d'erba nel periodo invernale, mentre nel periodo estivo in cui entra il pascolamento abbiamo una netta distinzione con un profilo sensoriale più ricco, caratterizzato da note floreali, da note aromatiche più variate, con una distinzione dei sapori più forti e degli aromi più forti, in particolare nei sistemi di pascolo estensivo, che quindi connotano in maniera evidente il profilo sensoriale del formaggio. Altri esempi, se confrontiamo il pascolo con l'insilato d'erba, abbiamo il pascolo una colorazione più gialla, una tessitura più fondente, mentre l'opposto per i formaggi da insilato d'erba. Nel fieno, di nuovo, questa antitesi pascolo-foraggi conservati permane, con delle differenze anche tra il fieno e l'insilato d'erba, in particolare sulla colorazione. Anche al pascolo, tuttavia, non abbiamo una costanza nella disponibilità dell'erba e nella qualità di quest'erba. In questo grafico vedete l'evoluzione in zona di massiccio centrale del valore nutritivo, unità foraggere latte di un pascolo nel corso della stagione. A inizio stagione abbiamo una risorsa foraggera, un'erba che ha un valore abbastanza alto, non lontano da quello dei concentrati, mentre man mano che la stagione evolve, lo vedete chiaramente dalle foto, l'erba invecchia e quindi perde in valore nutritivo. Questo è un elemento estremamente importante perché condiziona la composizione, sia la produzione, ma anche le caratteristiche dei prodotti derivati. In particolare, per quel che concerne la produzione di latte, abbiamo un andamento di questo tipo. Vedete che nel corso della stagione la produzione di latte cala, legato sì allo stadio fisiologico degli animali, ma anche al evolvere della qualità dell'erba, ma questi picchi in alto e in basso che vedete sono legati al cambio di pascolo, di parcella. Da un recinto al successivo si ha un andamento della produzione di latte di questo tipo, legata a cosa? A come gli animali utilizzano l'erba, quindi inizialmente gli animali scelgono le foglie, scelgono le parti più nutritive, le parti migliori, e poi quando arrivano a fine di utilizzazione del pascolo, del recinto, rimangono gli steli. Gli steli sono meno nutritivi, sono più fibrosi, hanno meno anche acidi grassi insaturi rispetto alle foglie e quindi andiamo a perdere in produzione di latte e a riacquistarla al cambio di parcella all'inizio della parcella successiva. Quindi vedete come anche nel corso di un breve periodo di utilizzazione del pascolo la variabilità delle caratteristiche dell'erba consumata abbia un effetto importante sulla produzione. Come poter far fronte a questa variabilità? Come possiamo gestirla? Prima di tutto serve un'organizzazione efficace del sistema foraggero, un sistema foraggero che deve essere orientato soprattutto all'autosufficienza, in modo da non dipendere da fonti esterne, facendo però attenzione non solo alla autosufficienza aziendale in termini di biomassa, di sostanza secca, ma di valore nutritivo di questo, quindi di energia e di proteine. Il secondo punto, e si arriva al primo attraverso questo passaggio, è un'attenzione molto importante ai foraggi conservati, che sono il punto critico, perché al pascolo è molto semplice, un po' più semplice ottenere l'utilizzazione di una buona risorsa foraggera, mentre il foraggio conservato è sempre più problematico. Quindi una grande attenzione alla qualità dei foraggi conservati, perché la loro variabilità condiziona la qualità della produzione. Al pascolo è importantissima la gestione del pascolamento, quindi attenzione a gestire il pascolamento per contenere questi sbalzi di qualità, che sono legati all'utilizzazione, come abbiamo visto precedentemente, e infine altre soluzioni un po' più semplici, forse da attuare, meno complesse, possono essere le strategie di complementazione, sia al pascolo, sia soprattutto nel periodo dei foraggi conservati, attraverso dei concentrati che consentano di compensare la variabilità in parte della qualità dei foraggi e magari
l'aggiunta, ed questo è un elemento recente di sperimentazione, di additivi come i tannini che possano migliorare l'efficienza digestiva di quelle risorse foraggere, soprattutto quando queste sono di qualità meno elevata. Vi ringrazio per l'attenzione e buona giornata. Buongiorno, sono Ruggero Menci, dottorando all'Università di Catania e mi occupo di qualità dei prodotti di origine animale. Oggi vi voglio raccontare della mia esperienza e di un esperimento che ha visto come protagonista la Sicilia e la razza modicana, andando a toccare un po' tutti gli argomenti che sono già stati citati da chi ha parlato prima di me. Il mio dottorato, infatti, si pone all'interno del progetto europeo Pro Young Stock e in questi anni mi sono occupato di testare gli effetti sulla qualità di latte e formaggio di una delle possibili strategie che si possono adottare per ovviare allo squilibrio stagionale nella dieta degli animali allevati al pascolo, ovvero l'integrazione di tannini nella dieta. In cosa consisteva questo esperimento? In pratica abbiamo valutato se l'integrazione nella dieta di tannini potesse avere un effetto diverso sulla qualità di latte e formaggio in due stagioni distinte, primavera e estate. Ma cosa sono i tannini? I tannini sono molecole di origine vegetale che si trovano un po' dappertutto nelle piante, in piccole quantità. Famosi sono i tannini del legno di quercia, che vengono rilasciati nel vino invecchiato in botte, ma i tannini sono presenti anche in erbe interessanti dal punto di vista zootecnico, come la sulla o la lupinella o ancora le carrube. Insomma, gli animali di allevamento ingeriscono naturalmente i tannini, in maggiore o minore quantità a seconda della loro dieta. Fino a qualche anno fa i tannini non erano ben visti, poiché in effetti diminuiscono l'appetibilità della dieta e la digestione della fibra. Tuttavia, se ingeriti nelle giuste quantità, i tannini posseggono delle attività positive scientificamente riconosciute. Infatti, sono efficaci nel trattamento dei nematodi e di altri parassiti intestinali e migliorano la fertilità dell'animale. Addirittura ci sono aziende che estraggono e vendono estratti di tannino ad uso zootecnico, tanto più che sono ammessi in agricoltura biologica. Insomma, sono un po' come delle medicine naturali che gli animali possono trovare nella loro dieta. Tuttavia, quello che più mi ha interessato a me è la capacità dei tannini di aumentare l'efficienza del metabolismo proteico nei ruminanti e migliorare la salubrità del grasso contenuto in latte e carne. Anche questa capacità è riconosciuta scientificamente, ma ci sono ancora alcune lacune nella ricerca. Ad esempio, nell'esperimento di cui vi parlerò, la domanda di base era: ma questi tannini, di cui tanto si parla, avranno lo stesso effetto in stagioni diverse, dove la dieta nell'allevamento estensivo cambia radicalmente, come in primavera con il pascolo verde o in estate con il pascolo secco? Questo esperimento, tuttavia, non è partito subito dal campo. C'è stato prima uno studio preliminare, preparativo, di laboratorio. All'IRRAE di Clermont-Ferrand abbiamo fatto una fermentazione ruminale in vitro, ovvero abbiamo simulato in bottiglia quello che avviene naturalmente dentro al rumine dell'animale. In queste bottiglie abbiamo messo del liquido ruminale prelevato dagli animali insieme a diversi tipi di tannino e abbiamo aggiunto dell'erba verde o del fieno per simulare le due stagioni di pascolamento, primavera e estate. Alla fine della fermentazione abbiamo fatto le nostre analisi di laboratorio. E cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che innanzitutto nelle bottiglie nelle quali abbiamo aggiunto i tannini abbiamo trovato meno ammoniaca
a indicare che una maggiore quantità di proteine alimentari è scampata all'attività dei microrganismi presenti nel rumine, che si è quindi potenzialmente resa disponibile per l'assorbimento da parte dell'animale. Ma soprattutto c'era meno ammoniaca dove abbiamo aggiunto contemporaneamente fonti diverse di tannino. In particolare abbiamo utilizzato un estratto di tannino dal castagno e un estratto di tannino dal chebracio. Il chebracio è una pianta sudamericana. Inoltre abbiamo notato che l'effetto dei tannini era diverso a seconda che nella bottiglia fosse stata aggiunta erba fresca o fieno. In particolare, questo diverso effetto l'abbiamo notato sulla composizione della parte grassa, che è quella che poi viene assorbita dall'animale e si ritrova nei muscoli, quindi nella carne e anche nel latte e nel formaggio. Quindi, siccome quello che avviene nel rumine ha conseguenze dirette nella composizione della carne e del latte degli animali, ecco che grazie a questo esperimento di laboratorio abbiamo avuto la convinzione o comunque l'idea che un effetto diverso dei tannini l'avremmo potuto osservare anche in una prova in campo con vacche vere e proprie. Ci siamo quindi spostati a Ragusa, nell'azienda del signor Bocchieri, che ci ha gentilmente prestato le sue vacche modicane per i nostri esperimenti. Nella sua azienda le vacche stanno all'aria aperta giorno e notte, quasi tutto l'anno, e entrano in stalla solo durante la mungitura, in corrispondenza della quale ricevono anche il mangime e il fieno. Quindi noi abbiamo effettuato due esperimenti identici in due stagioni diverse. In marzo-aprile, quando quindi le vacche si nutrivano al pascolo verde, e in luglio, quando le vacche pascolavano sulle stoppie secche. In entrambe le stagioni abbiamo scelto delle vacche, le abbiamo divise in due gruppi equivalenti, bilanciati, dove un gruppo è stato alimentato con lo stesso mangime di sempre durante le mungiture. L'altro gruppo invece è stato alimentato con lo stesso mangime, con in più l'aggiunta di estratto di tannino. Nello specifico, la percentuale di tannino nel mangime, di estratto di tannino, variava dal 1,6 al 2,4%, il che si traduceva in una percentuale di tannino sulla sostanza secca totale stimata dell'1%. Questa alimentazione, separata per i due gruppi, è andata avanti per 3 settimane e durante questo periodo io mi sono recato insieme al signor Bocchieri in stalla e l'ho aiutato nella mungitura. Durante la mungitura quindi ho quindi preso il latte individuale di ogni vacca, l'ho campionato e l'ho portato al Corfilac. Qua abbiamo fatto delle analisi su questo latte, alcune analisi sono anche state fatte all'Università di Catania invece, e prevedevano analisi sulla composizione chimica, sul profilo di acidi grassi, quindi la frazione lipidica, sulla capacità antiossidante e sulle vitamine, e anche sulla attitudine alla caseificazione tramite un lattodinamografo. Inoltre, all'inizio e alla fine di entrambi i due esperimenti, in entrambe le stagioni, con il latte individuale abbiamo prodotto dei piccoli formaggi individuali, quindi con il latte di ciascun animale. La tecnica di caseificazione era quella per il canestrato, quindi una pasta cotta e pressata, ed è stato stagionato 25 giorni circa. Il tutto è avvenuto ovviamente con il contributo del Corfilac. Alla fine della stagionatura il formaggio è stato campionato ed è stato analizzato al Corfilac,
all'Università di Catania, ma anche all'Università di Perugia e addirittura in Francia, all'IRRAE di Clermont-Ferrand. Quindi che cosa abbiamo visto alla fine delle nostre analisi? La prima cosa che è saltata all'occhio è che in primavera, analizzando latte e formaggio, l'effetto del tannino sulla qualità è stato trascurabile. Infatti non abbiamo trovato differenze nel latte e nel formaggio dei due gruppi di vacche significative. Il lato interessante comunque è che i tannini non hanno peggiorato la caseificabilità del latte e quindi né la resa in formaggio né tantomeno la concentrazione dei composti aromatici del formaggio che è stata analizzata al Corpilac. Risultati più interessanti si sono avuti nel periodo estivo, come anche un po' ci aspettavamo dopo la prova preliminare di laboratorio. Il latte delle vacche che hanno ingerito i tannini conteneva meno azoto ureico, a indicare un'azione sulla digestione delle proteine da parte dell'animale. Questo dato è interessante perché è legato alle emissioni di azoto nell'ambiente. I tannini hanno quindi la potenzialità di un integratore alimentare ecologico, in un certo senso. Fra le varie analisi, abbiamo anche notato che il latte estivo degli animali che hanno mangiato i tannini aveva un potere antiossidante leggermente superiore. Questo suggerisce un potenziale effetto dei tannini sulla conservabilità del latte. Infine, i tannini nel periodo estivo hanno modificato la composizione del grasso del latte, cosa che si è resa ancora più evidente dopo la stagionatura nel formaggio. Infatti, il formaggio prodotto dagli animali che avevano ingerito tannino era in qualche modo più salubre, aveva più acidi grassi omega 3 e un minor rapporto fra omega 6 e omega 3. E il tutto, ancora una volta, senza alterare la caseificazione né l'aroma del formaggio. Insomma, quali sono le nostre conclusioni? Ebbene, abbiamo scoperto che i tannini non hanno sempre lo stesso effetto sull'animale, a seconda della stagione. Infatti, quando le vacche pascolano erba verde, i tannini non hanno avuto effetto sulla qualità di latte e formaggio, o comunque non l'hanno peggiorata. In estate, invece, quando la dieta era composta da concentrato, fieno e stoppie, insomma, da foraggi secchi, ecco che i tannini hanno influenzato il metabolismo ruminale, con potenziali effetti positivi per l'ambiente e, limitatamente, anche per la salute di noi consumatori di formaggio. Utilizzare foraggi o alimenti che contengono naturalmente tannini o addirittura aggiungerli con estratti commerciali non è quindi un problema né per l'animale né per la qualità del latte o la caseificazione. Anzi, nei periodi in cui manca il pascolo verde può avere dei risvolti positivi. Ovviamente i risultati potrebbero variare con diverse dosi di tannino e con fonti diverse di tannino. Ma all'Università di Catania la ricerca continua e siamo sempre entusiasti di collaborare con gli allevatori per scoprire tutto il possibile sulla qualità dei prodotti di origine animali e su come migliorarla. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Buongiorno a tutti, sono Vincent Niederkorn, ricercatore dell'IRRAE di Clermont-Ferrand in Francia, e presenterò i principali risultati dei nostri esperimenti condotti nel progetto ProYoungstock per comprendere meglio il meccanismo d'azione dei tannini sulla digestione dei ruminanti. Quindi, nel contesto attuale, migliorare l'efficienza dell'uso delle proteine alimentari da parte dei ruminanti è una sfida importante per lo sviluppo di sistemi di produzione zootecnica più efficienti e sostenibili. Ciò richiede in particolare di limitare l'eccessiva degradazione delle proteine del rumine, di ridurre le perdite di azoto attraverso il rilascio delle urine nell'ambiente, aumentando nel contempo la quota di azoto digeribile nell'intestino. Una soluzione è l'utilizzo di tannini in grado di formare complessi con le proteine, proteggendoli in parte dalla degradazione ruminale.
Tuttavia, per una migliore applicazione in allevamento, è necessario comprendere meglio la modalità d'azione dei tannini, soprattutto nei sistemi di allevamento estensivo di ruminanti che spesso affrontano una disponibilità di pascolo fluttuante con due diversi periodi, con qualità di foraggio molto diverse e profili proteici diversi. Dobbiamo anche comprendere meglio la sorte dei composti azotati nell'intero tratto gastrointestinale che condizionano un potenziale aumento dell'azoto assorbito dagli animali. Per questo motivo abbiamo condotto due esperimenti in vitro, vale a dire in condizioni controllate di laboratorio. Un esperimento per determinare le migliori condizioni d'uso di due diversi estratti di tannino per ottimizzare la digestione complessiva del rumine a seconda della stagione. Un altro esperimento per capire la digestione delle proteine nei compartimenti digestivi post-ruminari, ovvero la bomaso e l'intestino tenue, quando i tannini sono presenti o meno. Nel primo esperimento abbiamo testato due diversi foraggi corrispondenti a stagioni con diversa disponibilità di foraggio, cioè pascolo di veccio e fiena di veccia. Per ogni foraggio sono stati testati due tipi di estratto di tannino, chebracio, che rappresenta tannini condensati, e una miscela di chebracio e tannini di castagno. Un mix che è stato di tannini condensati idrolizzabili. Ciascuno degli estratti di tannino è stato testato a 0, 15 e 30 grammi di tannino per chilogrammo di sostanza secca. Foraggi e tannini sono stati incubati in fermentatori contenenti una miscela di saliva artificiale e fluido ruminale di pecora per 24 ore, in condizioni che mimavano l'ambiente ruminale in termini di temperatura e anaerobici, come si può vedere nella foto. È stata eseguita una serie di misurazioni della fermentazione totale, inclusa la produzione totale di gas e la composizione del gas. CO2 e metano, che sono come sapete potenti gas serra, e i prodotti finali della fermentazione risultanti dopo la degradazione dei carboidrati e delle proteine, cioè gli acidi grassi volatili e ammoniaca. I risultati hanno mostrato che l'aggiunta della miscela di estratti di tannino al fielo di vieccia porta a una maggiore depressione della produzione di ammoniaca e della produzione di BFA rispetto al solo estratto di chebracio, mentre sono state rilevate differenze nel pascolo di veccia. Poiché ammoniaca e BFA sono il prodotto della degradazione delle proteine, questi risultati dimostrano che una miscela di tannini condensati e tannini idrolizzabili è più efficiente per ridurre la degradazione delle proteine nel rumine e potenzialmente per ridurre le perdite di azoto. Gli estratti di tannino sono più efficienti nel modulare il metabolismo ruminale se associati a una dieta a base di fieno. I risultati hanno anche mostrato che una miscela di estratto di tannino riduce la proporzione di metano nel gas di fermentazione a una dose maggiore di tannini rispetto all'estratto di chebracio. E poiché il metano è un gas serra molto più potente del CO2, questa miscela potrebbe avere un potenziale migliore per ridurre le emissioni di gas serra negli animali. Ora, nel secondo esperimento, abbiamo utilizzato un sistema digestivo dinamico che imita il transito del contenuto ruminale attraverso i comportamenti post-ruminale, ovvero la bomaso e l'intestino tenue. Tre pecore alimentate con fieno di erba medica sono state infuse quotidianamente con una soluzione di tannini tramite cannula ruminale, mentre altre tre pecore sono state infuse con acqua e rappresenta il controllo. Il fluido ruminale è stato introdotto nel digestore e transitato nella bomaso e nell'intestino tenue, stimolati in modo diverso in termini di regolazione del pH, infusione degli enzimi digeriti e velocità di transito. La degradazione delle proteine nei diversi compartimenti è stata seguita dall'identificazione e dalla quantificazione dei peptidi utilizzando strumenti di proteomica.
Quindi, nel fluido ruminale introdotto nel digestore, l'analisi proteomica ha mostrato una maggiore abbondanza di proteine con tannini che confermano l'effetto protettivo contro l'eccessiva degradazione del rumine. Interessante quanto abbiamo mostrato che la differenza tra il gruppo dei tannini e il gruppo di controllo era principalmente dovuta alla maggiore abbondanza di rubisco con il gruppo dei tannini rispetto al gruppo di controllo. E rubisco sembrava essere un modello particolarmente rilevante per le proteine, in quanto rappresentava il 30-50% di proteine nelle foglie delle piante e sono le principali proteine alimentari per i ruminanti quando vengono alimentati con i foraggi. Ora, nella Bomaso abbiamo osservato una chiara abbondanza differenziale di proteine solubili con il rubisco e le proteine di membrana. E effettivamente con i tannini abbiamo osservato una maggiore abbondanza nei peptidi derivati dalla degradazione del rubisco e la cosa fondamentale è che il condizionamento fisico-chimico della Bomaso dissocia i complessi rubisco-tannino e consente la degradazione del rubisco. Interessante notare che le proteine di membrana presenti negli organi intracellulari delle piante sono risultate meno accessibili all'idrolisi in presenza di tannini. Infine, l'effetto protettivo dei tannini ha portato a una digestione più intensa del rubisco nei comportamenti intestinali fino al punto in cui le proteine dell'erba medica sono state ugualmente completamente idrolizzate in nutrienti all'interno dei due gruppi. Quindi, per concludere, due messaggi da portare a casa. Un mix di chebracho contenente tannini condensati e castagno contenente tannini idrolizzabili riduce meglio la degradazione delle proteine ruminali e la produzione di metano rispetto al solo chebracho. I tannini hanno un effetto maggiore sul metabolismo ruminale se integrati con la dieta a base di fieno. Le proteine solubili, come il rubisco, sono protette nel rumine dai tannini, quindi digerite nella bomaso e nell'intestino tenue. Le proteine meno accessibili, come le proteine di membrana, rimangono più protette nella bomaso con i tannini. Grazie mille per la vostra attenzione. Grazie, grazie, un saluto anche da parte mia. Spero mi vediate e mi sentiate bene. Ti vediamo e ti sentiamo. Perfetto, io sono Giuseppe Luciano, sono docente qui al Dipartimento di 3A e ho partecipato anch'io insieme ai miei colleghi al progetto Pro Young Stock. Ringrazio davvero tutti i relatori per aver partecipato oggi con entusiasmo a questa iniziativa e chiaramente ringrazio tutti i partecipanti, sono tanti che si sono uniti a noi, anche se in questa modalità a distanza alla quale purtroppo ormai la pandemia ci ha abituati da tempo. Io vorrei davvero lasciare spazio il più presto possibile per aprire un dibattito. Però permettetemi prima di fare qualche considerazione che mi porta soprattutto a dei ringraziamenti che mi sembrano doverosi. Ecco, innanzitutto, trascorsi ormai 3 anni dall'avvio del progetto, un po' più di 3 anni ormai, mi sento di dire che il progetto Pro Young Stock ha rappresentato principalmente un esempio di collaborazione scientifica internazionale di successo tra studiosi provenienti da realtà davvero profondamente diverse. E quindi è stata soprattutto un'occasione di stimolo e di crescita, per cui mi sento innanzitutto di ringraziare tutti i partner del progetto, molti dei quali non sono presenti oggi, ma con i quali è stato sicuramente un piacere lavorare. Poi è una cosa ovvia, ma credo sia importante sottolinearla. Ecco, il successo di un consorzio così ampio va sicuramente attribuito non soltanto all'entusiasmo dei soggetti coinvolti, ma anche al lavoro di coordinamento. E per questo mi sento di ringraziare Annette Spengler e Anna Bieber del FIBL, le nostre coordinatrici, il loro eccellente
e anche gravoso lavoro di coordinamento, infatti ha permesso a questo progetto di svilupparsi sempre in linea con gli obiettivi e soprattutto con le tempistiche che avevamo promesso inizialmente. E gli ha anche permesso di transitare con successo attraverso situazioni critiche, cito di nuovo la pandemia, perché è uno degli esempi di difficoltà che abbiamo tutti incontrato anche nello sviluppo di questo progetto. Poi, nello specifico delle nostre attività, invece mi sento di dover sottolineare il ruolo di tanti soggetti che hanno collaborato a vario titolo per perseguire gli obiettivi specifici del nostro programma di ricerca. E in questo senso ringrazio anch'io il dottor Niederkorn e il dottor Coppa, ad esempio, dell'INRAE, che è stato partner insieme all'Università di Catania per le ricerche effettuate nel progetto Project Stock. Con loro si è creata fin da subito una collaborazione entusiastica che ci ha permesso di lavorare sempre in sinergia e ci ha anche consentito di raggiungere e persino superare gli obiettivi che ci eravamo posti inizialmente. E in questo senso credo che sia doveroso ribadire il ringraziamento ai colleghi del Corfilac che hanno da subito accolto con entusiasmo questo progetto e hanno sempre offerto il loro contributo preziosissimo, fatto di competenze peculiari, competenze uniche, che ci hanno consentito di ottenere persino dei risultati che inizialmente non erano neanche stati programmati, né tantomeno sperati. Quindi mi sento di dire che probabilmente è proprio il successo della collaborazione l'aspetto da sottolineare alle battute conclusive di questo progetto. Una collaborazione fatta a diversi livelli, ma sempre volta a creare occasioni e sinergie, che probabilmente rappresenta in fondo il vero spirito con il quale l'Europa decide di investire in programmi di finanziamento alla ricerca collaborativi, come per esempio il programma ERANET Core Organic, che ha finanziato questo progetto. Ecco, fatti questi ringraziamenti che mi sembravano doverosi, a questo punto vorrei davvero lasciare spazio ad un dibattito, sperando che questo incontro che abbiamo organizzato principalmente per diffondere, divulgare i risultati di un progetto di ricerca ad un pubblico che non fosse soltanto composto da ricercatori, possa effettivamente avere stimolato interesse e curiosità. Quindi mi auguro davvero che ci siano domande e curiosità dalla platea alle quali saremo felici di rispondere. Chi voglia fare domande può direttamente accendere il microfono, alzare la mano, insomma. Magari anche aprire la telecamera. Aprire la telecamera sarebbe almeno un modo per vedersi, se non altro non siamo vicini ma riusciamo a vederci. C'è una mano che a questo punto può anche aprire il microfono e farsi vedere. Sì, buongiorno. Sì. Mi vedete, professore? Buongiorno, sono Carmelo Mastroeni, uno studente appunto del D3A. E la mia domanda era rivolta appunto al dottor Ruggero Menci. Ruggero, se come dire, avrei diverse domande. Intanto, se dal punto di vista microbiologico ci sono stati dei riscontri nell'analisi che hai condotto? Dunque, noi non abbiamo fatto un'analisi microbiologica. Ah. Quindi purtroppo non posso rispondere a questa domanda. Capito. La seconda era quali sono stati gli acidi grassi che appunto nell'analisi sono stati registrati con una maggiore frequenza rispetto agli altri? C'è stato qualche gruppo di acidi che è risultato? Allora, nel caso di acidi grassi che più sono stati sì. modificati, che più sono stati alterati? Sì, esatto. Nella prova? Dunque sicuramente ci sono quelli di origine ruminale, quindi sono tutti quelli che vengono prodotti dai microrganismi presenti nel rumine e che non sono già
presenti nella dieta. Si tratta quindi di tutti quegli acidi grassi ramificati o a catena dispari, che sono un indice dell'attività proprio ruminale dei microrganismi. Dato che i tannini vanno a inibire un po' questa attività, l'attività dei microrganismi, di conseguenza si diminuisce anche la presenza di questi acidi grassi di origine ruminale. Assieme a questi ci sono anche quegli acidi grassi interessanti da un punto di vista salutare, diciamo, per la dieta umana, per noi, ovvero gli acidi grassi omega 6, omega 3, quindi poliinsaturi, che in particolare, appunto come ho detto prima nella registrazione, in primavera non erano stati molto modificati, molto alterati dalla presenza di tannino, mentre in estate abbiamo visto proprio che c'è stata una differenza, soprattutto un incremento di omega 3 e di conseguenza una diminuzione del rapporto tra omega 6 e omega 3 nel latte e nel formaggio. E questo rapporto è uno degli indicatori per, diciamo, la salubrità della dieta umana in generale. Ho capito. E l'ultima domanda invece era sul fatto che, sì, sappiamo che la Modicana è una razza bovina specializzata appunto nella produzione del latte. E se avevate anche pensato di estendere l'analisi alla carne, e quindi qualità di carne, anche in questo caso acidi grassi e mioglobina e T-bars e quant'altro, ecco. Ok, beh, in questo esperimento non era previsto, anche perché gli animali non erano nostri, quindi non è che ci potevamo permettere di macellare le vacche non nostre del signor Bocchieri. Quindi noi eravamo soprattutto interessati alla qualità di latte e formaggio. Ovviamente è possibile pensare anche a una prossima prova, un prossimo esperimento che consideri invece la qualità della carne e come è alterata nelle due stagioni. Sarebbe una buona idea anche. Se posso aggiungere una cosa, Carmelo, chiaramente questo è un progetto finanziato dall'Unione Europea, aveva come scopo lavorare su quelle razze in cui il vitello ha un'importanza particolare, cioè stare con la madre, eccetera. Quindi, diciamo, noi eravamo nell'ambito di un progetto più ampio. Forse a questo proposito, io, se mi posso inserire, non voglio fare perdere tempo e non voglio soprattutto sottrarre tempo ad altre domande, però visto che c'è il professore Licitra qua con noi, e ho ascoltato con molto interesse soprattutto gli sviluppi presenti e futuri degli studi che stanno facendo, io sarei così, avrei la curiosità di capire in questo momento un ragusano fatto con latte di Modicana, da un punto di vista di mercato, quanto spunta, se spunta in più come prezzo e anche come desiderio dei consumatori di sapere che stanno comprando quello e di comprarlo realmente. Ti ringrazio per la curiosità. Diciamo che fino a un anno e mezzo fa sul mercato non era possibile distinguere se il ragusano veniva fatto da latte di Modicana o meno, per cui era difficile avere la possibilità di acquistarlo, tranne se non nei mercati locali o dove il consumatore andava direttamente nell'azienda che sapeva che era fatto con latte di Modicana. Ma in genere, quando tu compri in azienda o quando vai nei mercati locali, c'è più la fratellanza, la conoscenza, l'amicizia, la tradizione, e raramente spunti soldi. Se devi acquisire un valore più elevato, devi uscire dai mercati locali. Nell'ultimo anno e mezzo c'è stata anche una modifica del disciplinare che hanno fatto il consorzio di tutela, in cui è possibile identificare che il formaggio, se è stato fatto con latte interamente di razza modicana, si può esplicitare.
Però io andando in giro, va bene che il mio lavoro sulle putie risale più di due anni fa, non ho mai visto che c'era un labeling fatto da latte di Modica. È chiaro, però è un'opportunità. Se riusciamo a fare dei nuovi piani di comunicazione e valorizzazione dei prodotti. Se poi però mi consentite, io volevo fare una domanda in cui brucio tutta la mia carriera scientifica che ho sviluppato, e con questa domanda direte: questa è una nuova razza in estinzione, cioè un asino ragusano. E riguarda questi benedetti tannini, no? Infatti, se avete visto, io mi sono andato a prendere subito il libro di Peter Van Zust, che buonanima non c'è più e che ricordiamo tutti con grande affetto, perché io ora faccio il ragioniere da tanti anni, ma quando facevo scienza o ricerca mi ricordavo che i tannini, ed è confermato anche nel test, avessero, e voi l'avete detto, un'ottima, una buona capacità di andare a fare dei complessi con le fonti proteiche, e questo di ridurne la digestione a livello ruminale, per poi nell'apomaso dissociarli, idrolizzarli e consentire che nell'intestino fossero digeriti. Ed è quello che avete detto voi. Però la cosa che non mi aspetto io, ripeto, non sono più, anche se ci ho speso tanto tempo a lavorare con Peter, ma è passato tanto tempo, ma la cosa che non mi aspettavo è che questo succede di più con i foraggi secchi, per due ragioni. Perché quando c'è il foraggio verde, intanto ha un livello azotato proteico in genere, tranne se non è contingentato, molto più alto nella dieta rispetto a quando c'è un foraggio secco, anche se quando c'è il foraggio verde ho un turnover più elevato, e il turnover influisce sul tempo di complessità tra tannino e fonti proteiche. Però quello che mi stranizza è che io mi sarei aspettato, però ripeto, lo dico a voi, ma anche e soprattutto al professore dell'IRA che ha parlato per ultimo, cioè io mi sarei aspettato che aumentasse o migliorasse non dando la digeribilità, ma perché essendo foraggi molto freschi sono già di altissima digeribilità e con un'alta degradabilità ruminale e poi proteica in generale, ma proprio perché hanno un'elevata degradabilità ruminale, l'aggiunta di tannino mi bloccasse un pochino questo e mi riducesse quindi anche un pochino quello che voi avete detto per il fieno sulle produzioni di azoto non proteico e quindi di ammoniaca e quindi di perché questo non succede? Cioè io non ho la presunzione, ripeto, perché non studio queste cose da tanti anni, perché secondo voi questo non è successo nel luogo in cui doveva succedere? Perché era molto più logico, cioè se io ho del fieno, dove nel fieno c'è un contenuto di NDF molto elevato, di azoto legato all'NDF molto elevato, già di per sé poco degradabile, già di per sé poco produttore di azoto non proteico, e là voi avete trovato un effetto del tannino, e dove invece doveva esserci l'effetto, tranne, ripeto, se non l'ho giustificato con l'elevatissimo turnover ruminale, cioè io mi aspettavo il contrario, ma ripeto, io non sono nessuno, ma tanto tempo che non studio e approfondisco queste materie, però credo che sia un punto di domanda importante, perché se i tannini, come sosteneva allora Peter, ci aiutassero a regolamentare gli eccessi di azoto non proteico dell'erba troppo giovane o troppo verde e ridurre le emissioni, questo avrebbe, come avete detto bene voi, per il fieno anche un impatto come si dice, un impatto ambientale riducendo le emissioni. Ma se mi aiutate a capire perché non è successo col foraggio verde? Ma allora, in ogni caso complimenti al lavoro, perché è interessante, oltre al fatto che ho percepito con grande piacere che anche il corso ha avuto un peso in questo. Sì, sì, certo. Sì, in effetti anche noi siamo rimasti un po' contrariati da questo risultato, perché questo risultato qua riguardante la diminuzione del
diciamo l'aumento del insomma un effetto sul il metabolismo azotato ruminale era più desiderata in primavera con il pascolo verde piuttosto che in estate, e purtroppo non è non l'abbiamo osservata. Probabilmente potrebbe una possibile causa potrebbe essere appunto proprio l'elevata quantità di proteina presente nella dieta in primavera, che diciamo ha reso l'effetto del tannino alla dose con cui noi l'abbiamo utilizzata, diciamo, non osservabile, l'abbiamo un po' mascherato. Probabilmente con dosi maggiori di tannino potremmo aver potuto osservare un effetto anche in primavera, che in effetti è anche quello che nella letteratura scientifica si trova, con dosi grosso modo doppie, se non triple, a quella che abbiamo utilizzato noi, allora l'effetto sul metabolismo azotato è più consistente. Però è anche vero che... Mi posso permettere, se avete la forza di fare altri esperimenti, vedete che una delle cose chiavi che io mi ricordo nel tempo è la tempistica, cioè il tempo in cui arriva l'integrazione tanninica nel rumine dopo che gli animali hanno pascolato, perché se io ho una velocità di degradazione delle fonti azotate del 200-300%, se io non sono là in mezz'ora, quello l'ho già perso, cioè non lo posso più bloccare. Sì. E quindi è come se non fosse più una fonte azotata altamente degradabile. Per cui nel caso in cui si dovesse rifare un esperimento, dobbiamo tentare di provare, non dico una simultanea ingestione, ma limitata in 20 minuti, in 15 minuti, perché se ho una velocità elevatissima di degradabilità, se glielo metto tra un'ora non si incontra, tra 3 ore o 6 ore, quando lui, come giustamente voi eravate nel mondo reale, cioè con il produttore che portava le vacche a mungere, non è che gli dicevate vieni qua e sbrigati, no? Però in questo, cioè nel caso invece sperimentale vero e proprio, la tempistica credo che abbia un ruolo. Sì. Sì, io se posso inserirmi, sono infatti assolutamente d'accordo. Io immagino, insomma, le idee che mi sono fatto non sono che in realtà i tannini non hanno effetto in una dieta al pascolo, ma in queste condizioni non l'hanno avuto. E queste condizioni sono innanzitutto la dose, perché la dose scelta è stata anche un compromesso tra il nostro desiderio e i suggerimenti della ditta che fornisce i tannini, che dice usiamoli alle condizioni in cui noi li suggeriamo, e loro suggeriscono livelli molto bassi, secondo noi anche troppo bassi. E poi sicuramente la tempistica di somministrazione rispetto a quando gli animali poi hanno pascolato, perché se questi animali ricevono l'integrazione con i tannini in un momento della mattina e poi tutto il giorno stanno al pascolo, è molto probabile che quei tannini non riescano a coprire il periodo poi di pascolamento. Tant'è che generalmente quando abbiamo lavorato su altri animali con i tannini, come per esempio gli agnelli, e questi animali mangiavano una dieta che comprendeva i tannini e non mangiavano altro, per cui i tannini erano sempre simultaneamente ingeriti insieme a tutti gli altri ingredienti, questi effetti li abbiamo sempre visti e avevamo ipotizzato di trovarli anche qui. Quindi sicuramente vale la pena continuare su questa linea. Non mi arrenderei a questi risultati generalizzandoli troppo. Dico, ora credo possiamo lasciare anche tempo se c'è qualcun altro che vuole fare altre domande. Io volevo dire che credo che anche questo suggerimento del professore Licitri sia molto utile, perché una delle cose più belle nella ricerca è che quando si fa un esperimento, oltre ad avere delle risposte, si hanno altre domande, e quindi ecco, questo si può prendere come un'idea per fare il prossimo esperimento. Quindi la tempistica prima di andare al pascolo, quando stanno rientrando, in mezzo, durante, eccetera, è una cosa che si può valutare. Quindi sì, grazie, io credo che questa sia una indicazione molto utile. Non so se c'è qualcun altro che vuole intervenire. Sì, sono Di Gregorio, volevo fare una domanda al dottor Menci. Ok.
attaccare la camera? Sì, certo. Un attimino. Volevamo il dottore allora, barba lunga. Senza barba lunga non lo riconosciamo. Lorenzo, ora non ti sentiamo più, forse è meglio se la mia domanda era riguardante la capacità antiossidante praticamente che comportano i tannini nel latte. Cioè volevo sapere in che modo e appunto e come mai appunto l'alimentazione dei tannini potrebbe migliorare la capacità antiossidante. Ok, sì. È una buona domanda, in effetti. Ci potrebbero essere più possibili risposte. Non ne siamo sicuri, potrebbe essere un'azione diretta, ovvero alcuni diciamo, prodotti del metabolismo dei tannini potrebbero passare nel sangue e quindi poi di conseguenza nel latte e effettuare la loro azione antiossidante. Oppure più probabilmente diciamo che l'azione antiossidante della molecola del tannino in sé per sé potrebbe avvenire precedentemente durante la digestione, quindi nel rumine, nella vomito, e proteggere le altre sostanze antiossidanti che poi verranno assorbite dall'animale e queste manterranno più diciamo intatta la loro capacità antiossidante. Si tratta quindi di, ad esempio, parlando di sostanze idrosolubili come sono i tannini, potrebbe essere ad esempio la vitamina C o alcune proteine con capacità antiossidante. Quindi ecco, abbiamo due opzioni, una diretta e una indiretta. Ok, ho capito. Ti ringrazio. Prego. Pare che c'era la mano di Alessia Viscuso. C'erano Alessandro Stamilla e Alessia Viscuso in ordine di apparizione. Posso farla io, Alessandro? Sono Alessandro. Alessandro, vai. Ok, io volevo sapere invece che tipo di tannino è stato utilizzato nella prova. Ah sì, ok, forse mi sono dimenticato di dirlo durante la registrazione. Abbiamo utilizzato quello che poi ha utilizzato anche Van Zandt-Niederkorn per la sua prova, quindi si trattava di una miscela, un estratto di tannino, una miscela di quebracio e castagno. È quella che è risultata più efficace contro nei confronti del metabolismo azotato nella prova in vitro ed è quindi quella che abbiamo scelto sperando di ottenere i risultati più osservabili, ecco, più notevoli. Riguardo invece alla concentrazione, non ho capito, avete utilizzato quella minore consigliata oppure avete provato altri tipi di concentrazione? Alla concentrazione, se ricordo bene, ci abbiamo appunto, come ha detto anche prima il professor Luciano, abbiamo trovato un compromesso fra quello che ci avevano suggerito, consigliato il produttore di tannino, quindi Silvatim, e quello che potrebbe essere realistico, quello che potrebbe ottenere un effetto più facilmente. Quindi loro suggeriscono intorno ai, se ricordo bene, intorno agli 80 grammi per animale, noi l'abbiamo diciamo, alzata un po', siamo arrivati a 150. Okay. Quindi 150 Perfetto, grazie. Grammi per animale per al giorno. Ok, grazie. Prego. Chi c'era? Alessio. Ok, nel frattempo vorrei fare una domanda a Margherita. La presentazione è molto bella e interessante.
La domanda è, nella prima presentazione fatta da Anne Engler, lei ha parlato dello stress, dello svezzamento, delle difficoltà di valutare le performance nei test. Queste difficoltà sono state riscontrate anche nei nostri allenamenti? Allora, innanzitutto ci tenevo a ringraziare il gruppo di Catania per aver coinvolto il COFILAC, in particolare il professore Priolo e il professore Luciano. Grazie per averci coinvolto, per noi noi che ringraziamo te. È stato molto stimolante per noi, comunque, a parte contribuire a una ricerca di respiro internazionale, poi insomma ho offerto spunti per ricerche nuove e i risultati sono stati veramente soddisfacenti. E tornando alla domanda di Antonio, allora sì, sono stati riscontrati dei problemi oggettivi, ma più che altro legati a problemi di muggito delle vacche, sia delle vacche dei vitelli, però non sono stati considerati rilevanti, quindi comunque problemi assolutamente risolvibili in azienda, a differenza invece rispetto agli altri paesi europei. Mentre per quanto riguarda il test delle performance, pochissime aziende sono sottoposte a controllo funzionale, quindi soltanto 3 aziende quindi partecipano ai test di performance, ma non hanno rilevato problemi. Quindi questo in conclusione conferma il fatto che sia un sistema consolidato di gestione del giovane bestiame e che quindi non comporta grossi problemi poi nel resto della gestione aziendale. Ok, grazie. Io no, ci terrei a questo punto a dire, se poi qualcuno nel tempo vuole fare una domanda, ancora qualche minuto ce l'abbiamo, però ci tengo a dire come queste collaborazioni, in particolare questa collaborazione fra il nostro dipartimento e il Corfilac, tra l'altro il presidente del Corfilac è anche un docente del nostro dipartimento ed è qua presente ed è stato presente a tutto l'incontro ed ha anche partecipato e lo ringrazio. Però dico, ci tenevo a dire quanto queste collaborazioni nella ricerca siano fondamentali, perché la ricerca nessuno la fa da solo e si fa soltanto se ognuno mette a disposizione le proprie competenze, le proprie capacità, quello che sa fare. Ad esempio questo incontro di oggi, che credo sia stato veramente bellissimo e avete visto con quanta cura è stato preparato, non ho problemi a dire che non sarebbe stato possibile senza il Corfilac. Quindi allo stesso modo noi, quando siamo stati coinvolti in questo consorzio, questo bellissimo consorzio internazionale, vi ricordo che c'era la Svezia, la Germania, la Svizzera, la Francia, la Slovenia, l'Austria e l'Italia, noi siamo stati felici ad aprire questo progetto a chi più nel territorio aveva competenze in questo campo. Quindi non è una questione di essere amici o di essere, è solo una questione di veramente sapere utilizzare le competenze degli altri in maniera efficace, e questo porta ai risultati. Ci tengo a dire, Ruggero è qua ed è uno studente di dottorato, lo dico a tutti i miei studenti, a tutti gli studenti che ci stanno ascoltando, se un giorno vorrete anche voi fare un dottorato, ecco, Ruggero è un dottorando, ha fatto il dottorato su questo progetto e ha già pubblicato 2 articoli su 2 riviste prestigiosissime e quindi tutto questo grazie alle collaborazioni che ci sono state. Io ho concluso. Posso dire una piccola cosa, ma l'amico Bruno Martin, secondo voi è collegato oppure no? No, non è collegato, per il motivo che chiaramente questo workshop abbiamo deciso di farlo in italiano e non abbiamo una traduzione simultanea al momento. E quindi purtroppo no. Perché secondo me l'esperimento che ha fatto lui, che ci vuole una grande pazienza, e poi qualcuno se vuole glielo dice, tanto è registrato, glielo traduce, secondo me è importante sui riflessi sulla qualità del prodotto, cioè perché era, diciamo, abbastanza scontato ipotizzare che se io tolgo il redo, cioè tolgo il redo, ottengo più grasso, perché il residuo nella parte finale della mungitura c'è più grasso. Però
quando lui sostiene che alla fine cambio la tipicità del prodotto perché è un formaggio con meno grasso, mi sarebbe piaciuto sapere, ma glielo potete anche scrivere o glielo possiamo scrivere, ma i consumatori quale hanno apprezzato di più, a prescindere dalla tipicità? Perché un formaggio che ha un contenuto più grasso poi in genere ha un gradimento più elevato da parte del consumatore. Perché la domanda vera è, e questo lo dico ai responsabili di questo progetto, cioè, ma voi pensate che il futuro sia rimettere i vitelli appresso alle vacche per mungerle? Perché è vero che ci può essere un fattore positivo stimolante per il benessere animale, però uno dei fattori pesanti per cui la gente alleva sempre meno queste razze è proprio la complessità della mungitura, perché non è una mungitura che c'hai 60 vacche che 6x8, 48 in un'ora, 50 minuti li mungi. Per cui se la prospettiva è cerchiamo di reintrodurre la mungitura del reddo anche l'animale che poi bisogna mungere, che è una cosa diversa, perché se noi questo ragionamento lo facciamo per la linea vacca vitello, per gli animali da carro, che poi tra l'altro là è indispensabile, praticamente io non lo so se sia di grande opportunità o prospettiva per il futuro, tranne se non c'è un cambio di indirizzo europeo nel favorire questo tipo di allevamenti. Però ripeto, se poi questi allevatori devono sopravvivere in funzione dell'economicità della singola azienda, la mungitura corretta è un aggravio. E chiudo, perché poi se io voglio mantenere lo stesso quantitativo di grasso perché per non cambiare la tipicità o la tradizionalità di quel formaggio, faccio come il parmigiano reggiano, il grana padano, ne faccio affiorare un po' di grasso la sera e lo riporto al contenuto che voglio. Ma se l'indirizzo del progetto è quello, qualcuno lo dovrà scrivere, la conclusione è stimoliamo la gente a riportare il vitello sotto la madre, io temo che questo abbia qualche difficoltà poi nell'essere applicato. No, e infatti, se posso dire, Peppe, questa domanda, quindi il motivo, questa domanda era esattamente il motivo di questa call, cioè il motivo di questa call era quella di utilizzare i risultati non di questo ma di alcuni progetti, ce n'è un altro, Daisy Gracie e forse più di un altro, anche per decidere che indirizzo prendere a livello europeo. Sì. Credo anche che i risultati della survey internazionale alla quale ha partecipato soprattutto Margherita possano essere indicativi. Non so, Margherita, tu che impressione hai avuto guardando anche al di fuori del nostro contesto, quindi da parte anche degli altri partner, se hai percepito che queste pratiche siano veramente episodiche e non proponibili, o se magari in qualche paese possono rappresentare una possibilità o già una realtà, perché poi ragionando a livello di politica europea si ragionerà anche a livello di Europa e quindi un bilancio tra... Quando parlano di contatto vacca vitello, però noi oggi abbiamo presentato, ci siamo focalizzati sull'allattamento naturale. In realtà in molte aziende europee viene praticato il contatto vacca vitello fuori dall'allattamento, fuori dalla mungitura, quindi semplicemente il contatto durante il pascolo, per esempio, no? Pochissimi invece riportano l'allattamento naturale, come invece avviene nelle nostre aziende. Però ci sono molti fattori che comunque impediscono l'adozione, come dice il professore Licitra, no? Comunque è difficile la gestione, non è semplice, e le problematiche principali che sono state rilevate sono legate proprio alla struttura, perché le strutture o perché la sala di mungitura non permette il contatto diretto del vitello con la vacca, quindi... È problematica, ci sono degli aspetti che devono essere attenzionati per poterlo proporre come pratica da introdurre. E allora credo che se non ci sono altri interventi
siamo anche stati molto bravi nei tempi oggi, devo dire. Abbiamo cominciato molto puntuale. C'è qualcuno che vuole intervenire? No, io prima, Peppe, che tu chiuda tutto, volevo anche, tra gli altri, ringraziare tutti i miei studenti che sono qua. Questa è la parte finale del corso, come sanno. Fra pochi minuti vi metto online i risultati di tutte le vostre prove, di tutto quello che avete fatto. Vi ringrazio e spero vi sia piaciuto il corso e anche questa ultima giornata. Peppe, vuoi concludere tu? Io devo dire davvero che è stata un'occasione di successo, tantissimi partecipanti, penso anche al di là delle aspettative, no, Alessandro? Grazie proprio al Corfilac per l'aiuto e l'organizzazione di questo evento. Penso davvero che è un esperimento, non ne avevamo mai organizzato uno così, devo dire riuscitissimo, per cui anche al di là della pandemia sono convinto che qualcosina di questi strumenti può rimanere, non sostituirsi ma integrare quello che c'era prima, ecco. Potrebbe essere un'eredità, qualcosa del genere. Grazie. E allora, arrivederci a presto. A presto. Arrivederci.